Bene. Bene, allora, benvenuti alla Working Hour sulla descrizione degli item di interesse bibliografico. Come avete visto nella mail, spero, abbiamo preparato alcune tipologie di item da lavorare e adesso Alessandra magari condivide in chat un link che vi invitiamo a aprire ed è il link. Dove sono spiegate anche le attività e come si fa a entrare. Allora, prima di tutto, siccome è una working hour, vorremmo in qualche modo registrare quello che facciamo, chi siamo, eccetera. Quindi vi invitiamo a scrivere già qui sulla Etherpad, vedo che qualcuno già lo sta facendo, la vostra partecipazione. Quindi diamo un attimo di tempo per questo. E poi usiamo anche l'Outreach Dashboard, che è diciamo, lo strumento di Wikidata, o anzi Wikimedia, per questi progetti collaborativi, perché tiene traccia di quante modifiche si fanno, di quali modifiche si fanno, di chi lo fa. No, se volete iscrivervi intanto all'Etherpad. Vediamo se c'è anche qualcuno sotto. Allora. Condivido lo schermo e vi faccio vedere che gli altri si stanno iscrivendo, vedete? Quindi fate così anche voi. Che non l'ho ancora fatto. Bene, mi pare che va bene, se nessun altro si iscrive, andiamo avanti. Allora, per partecipare al progetto, cliccate su questa pagina, che è quella che vi porta alla Outreach Dashboard. C'è la pagina che abbiamo creato per il lavoro che stiamo facendo adesso e seguendo sempre le istruzioni che ci sono qui, fate login con le credenziali del vostro account Wikimedia, quindi io sono già loggato qui, se non siete loggati dovete fare il login. Dopodiché dovrebbe comparire nella zona in basso a destra la possibilità di cliccare su Partecipa al programma, dove c'è Azioni, qui dovrebbe esserci la possibilità di partecipare al programma. Poi avete bisogno del codice di accesso che trovate sulla pagina dell'Etherpad su cui vi siete iscritti. Quindi il codice di accesso è questo che ho evidenziato, questo CNJ, eccetera. Qualcuno qui ha fatto una modifica. Ah, perfetto. Ok. Quindi in questo modo entrate, ecco, vedo che sono già entrati vari editor e quindi a questo punto siamo pronti per lavorare assieme. In questa parte, sempre nell'Etherpad, sotto ci sono le attività che abbiamo preparato per la working hour. La prima consiste in articoli di rivista scientifica da arricchire con le parole chiave che si possono trarre dal sito della rivista. Come si procede? Si apre il documento che abbiamo predisposto, che è il risultato di una query. È questo. D'accordo. E per esempio qui, questa è una lista di articoli. Abbiamo l'identificativo e il titolo per capirli. Di articoli, in questo caso, pubblicati su JList, ma poi nel foglio ce ne sono anche altri.
E per collaborare vi potete scrivere per esempio il vostro nome qui, scrivo qui il mio, e significa che questo articolo lo vado a fare io. Ci clicco sopra e ottengo, entro nella pagina dell'articolo. Questo articolo al suo interno, l'item, ha anche il link, l'URL, alla pagina dell'articolo vero e proprio sulla rivista. Quindi apro anche questo, apro una nuova scheda. E qui ho le parole chiave, adesso riduco questo. Qua. Qui ho le parole chiave che devo inserire. Questa invece è la pagina con l'item di Wikidata, scendo, aggiungo dichiarazione e metto l'argomento principale, che è la, diciamo così, il nome della proprietà che mi serve per esprimere le parole chiave. La prima parola chiave è cataloging. Naturalmente che io cerchi cataloging o catalogazione è uguale perché c'è il corrispondente nella lingua, quindi cataloging. Vedete, trovo cataloging e poi la descrizione dell'attività è esattamente quello che vuole significare, quindi lo scelgo e faccio pubblica. La seconda parola chiave qui è FRBR, quindi posso aggiungere un altro valore e scrivo FRBR. FRBR ha questa etichetta, è quella che corrisponde effettivamente a quello che volevo dire, esprimere, quindi faccio pubblica. Poi c'è ISBD e funziona alla stessa maniera, quindi aggiungo un altro valore, scrivo ISBD e viene, c'è sempre la descrizione in forma estesa e con la sigla, mi va bene anche questo. Poi c'è il mark. Eccolo qua, Digital Formats for Library Cataloging, va bene, pubblica, e ovviamente me lo scrive corretto perché non è una stringa ma un collegamento, e poi c'è Notebook Materials. Lo scelgo, ho controllato prima, effettivamente corrisponde al significato che voglio esprimere, e poi l'ultima è RDA. Resource Description and Access, e faccio pubblica. Ecco, questo, diciamo, in questa prima, in questo primo file trovate tutti gli articoli che sono da completare in questo senso. Adesso passo, cedo la parola. Carlo, scusami, ci sono state due persone che hanno avuto delle difficoltà, non so se vogliono intervenire. Sì, dite pure qual è stato il problema. Chi ha bisogno lo dica pure. Sono intervenuti in chat? Sì. Allora, vediamo qual è. Non vedo la chat in questo momento, avendo condiviso lo schermo. Ho mandato l'Excel, ho mandato il link dell'Excel sulla chat. Sì, Quindi perfetto. forse da lì, direttamente dalla chat, chiedo se sono riusciti ad accedere. Benissimo, ok. Poi si sceglie un articolo del file Excel, nella colonna E si mette il proprio nome se lo si vuole trattare, si clicca e si va sull'articolo. Ecco qua, quindi dovreste arrivare a questo file e qui potete scrivere il vostro nome e elaborare la relativa entità. Questo è il primo tipo di lavoro. Se vi piace questo lavoro qua, potete già lavorare direttamente. Adesso io interrompo la condivisione dello schermo e passo a
Alessandra che vi mostra la prossima attività che si può fare. Vedete il mio schermo? Sì. Okay, sì. Allora, la seconda attività diciamo che è un po' più complessa rispetto alla prima, perché consiste nel collegare delle recensioni a delle, alle pubblicazioni che recensiscono. Questo perché abbiamo notato che molte riviste, anche di area biblioteconomica, spesso hanno delle rubriche apposite sulle recensioni e quindi ci è sembrato utile appunto creare dei collegamenti tra le recensioni e le pubblicazioni recensite. Qui abbiamo creato sempre un file Excel a partire da un'estrazione fatta in Wikidata. L'Excel è raggiungibile sempre dal Letterpad in corrispondenza dell'attività, quindi selezioniamo il link e anche in questo caso veniamo reindirizzati al file in cui potete segnare anche in questo caso il vostro nome per partecipare all'attività. Io in questo caso segno il mio. Ecco, in questo file, allo stesso modo dell'altro, abbiamo l'ID dell'articolo, il titolo e anche l'autore. Quindi in questo caso abbiamo un articolo che è relativo a una recensione su una pubblicazione di Paolo Traniello realizzata da Alberto Petrucciani. Per collegare la recensione a ciò che recensisce, anche in questo caso selezioniamo il link di Wikidata, che riporta ovviamente alla recensione, è stata di un articolo pubblicato sul bollettino AIB, appunto realizzato da Alberto Petrucciani. Ora in questo caso devo collegare appunto questa recensione con la pubblicazione di Paolo Traniello. Poiché il titolo è abbastanza, diciamo, scarno, io preferisco sempre personalmente fare una verifica anche sull'articolo in questione. Quindi a partire dall'URL apro il bollettino AIB e apro anche l'articolo per vedere se ci sono informazioni. Nello specifico, la pubblicazione recensita da Alberto Petrucciani si intitola La Biblioteca Pubblica, storia di un istituto nell'Europa contemporanea. Quindi io devo realizzare un collegamento tra il mio articolo e appunto la pubblicazione di Traniello. Questo collegamento va fatto con un'apposita proprietà di Wikidata che io aggiungo in corrispondenza di aggiungi dichiarazione. Quindi seleziono aggiungi dichiarazione e cerco recensione di. La proprietà è questa, poi nel letterpad vi abbiamo segnato anche l'identificativo della proprietà e cerco appunto la pubblicazione di Paolo Traniello, La Biblioteca Pubblica, storia di un istituto nell'Europa contemporanea, e vedo che su Wikidata effettivamente esiste questa pubblicazione. Quindi seleziono il suggerimento di Wikidata e seleziono pubblica. In questo caso dunque ho creato un collegamento tra l'articolo appunto di Alberto Petrucciani e la pubblicazione di Paolo Traniello. Ovviamente non è sempre detto che in Wikidata ci sia effettivamente la pubblicazione recensita, giusto per farvi un esempio. Il secondo articolo, che riguarda invece una pubblicazione di Fabio Cusimano, che adesso apriamo appunto per farvi vedere rapidamente questo secondo caso, qui abbiamo un articolo pubblicato su Biblioteche Oggi che è relativo a una recensione su una pubblicazione di Fabio Cusimano. Se io svolgo la stessa attività che ho fatto appunto per la pubblicazione di Traniello anche in questo articolo, quindi cerco di attuare un collegamento tra l'articolo e la pubblicazione di Cusimano, noto che in Wikidata effettivamente non c'è la pubblicazione di Cusimano per poter fare il collegamento. Ora in questo caso potete fare una scelta, o rinunciare, diciamo, e passare all'articolo successivo, oppure potete creare questa pubblicazione e fare poi successivamente il collegamento. Ovviamente per creare poi questa pubblicazione potete fare delle ricerche, per esempio in SBN, io l'avevo già fatta per avere un esempio, potete appunto fare la ricerca su SBN per avere tutti i dati utili per creare l'elemento in Wikidata, e ovviamente bisogna ricordarsi anche che le proprietà da inserire per la creazione di in questo caso di un libro sono disponibili sempre nel Wiki Project Books che Alessandra e Tania ci hanno fatto vedere la volta scorsa. Quindi in questo caso io potrei procedere alla creazione del libro di Cusimano e creare il collegamento.
Quindi l'attività appunto consiste nella creazione di collegamenti tra le recensioni e le pubblicazioni recensite ed eventualmente anche nella creazione di libri o di altro, diciamo, altro materiale recensito, ecco. Quindi passerei la parola a Carlo per la... Non so se ci sono domande, altrimenti passerei la parola a Carlo per la successiva attività. Sono due messaggi. Vediamo, allora, non ci sono domande su questa parte, Alessandra, quindi vado avanti. Mi ricollego. Schermo di nuovo. Altro esempio di attività che possiamo fare sono le riviste, cioè proprio i giornali scientifici da arricchire. Anche qui abbiamo preparato una lista. E come abbiamo individuato, questo forse è interessante, quindi mi soffermo un attimo, come abbiamo individuato i periodici italiani da arricchire? Se vi ricordate, c'è un indicatore all'interno degli elementi Wikidata, è possibile attivarlo, un indicatore che si chiama RECOIN, è questo. Qui c'è un cartellino che dice quanto completo è l'elemento rispetto a che cosa? Rispetto alla media delle proprietà che si trovano in elementi simili per natura, per esempio, vengono confrontati tutti i P31 che sono Q5, cioè tutte le istanze di umani, vengono confrontate tra loro e si guardano quali sono le proprietà più frequenti. D'accordo? E se un elemento ha le proprietà più frequenti, lo si ritiene ben lavorato, se non ha le proprietà più frequenti, lo si ritiene meno lavorato, d'accordo? E quali sono le proprietà? Se voi attivate questo gadget, mi pare che sia, qui vi si attiva anche questo e qui viene fatto l'elenco delle proprietà assenti più rilevanti. Adesso ve lo faccio vedere con un giornale, quindi io apro le riviste, scusate, il file con le riviste italiane. Eccolo qua, per esempio, apro Economia e Ambiente, d'accordo? Che è da completare, me l'ero preparato. E qui potete vedere che ci sono delle proprietà assenti più rilevanti e mi elenca quali sono le proprietà che ci si aspetta di trovare per completare bene Economia e Ambiente. Queste stesse proprietà noi le abbiamo riportate anche nel file che vi abbiamo proposto, quindi la proprietà più frequente, la prima proprietà più frequente, vedete, è l'editore, poi c'è questo livello indicatore di ricerca bibliometrica danese che fa riferimento a una banca dati che qualifica le riviste, ma che non è, ho controllato prima, non è accessibile, quindi la possiamo ignorare, e mentre c'è il sito web ufficiale che possiamo mettere. Qui vedete che è la terza più importante. Poi a seguire ce ne sarebbero anche altre. La 921, l'argomento principale di questa rivista, Economia e Ambiente, e così via. Come faccio a popolare questa di informazioni questo item? Posso inserire quelle che mancano e che, per esempio, trovo disponibili invece su ACNP. Quindi mi apro la relativa pagina di ACNP. L'ho aperto qui. E noto che ci sono alcuni dati su ACNP che invece mancano nell'item della rivista. Questi dati, questa proprietà, sono poi elencati sempre nel progetto, nel Wiki Project Periodicals che abbiamo visto la volta scorsa con Alessandra Eta. Quindi qui, per esempio, cosa ho a disposizione? Ho l'anno di inizio di questa rivista, Economia e Ambiente, che qui invece non c'è. Quindi metto, data di creazione, di fondazione o creazione, ed è il 1982. E posso aggiungere il riferimento da cui ho preso questo elemento, quindi aggiungo riferimento, l'URL di riferimento ed è esattamente quello del
di ACNP. Qui. E poi posso aggiungere anche quando l'ho consultato. Qui mi si compila automaticamente perché ho il gadget attivo e quindi faccio pubblica. Quali altre proprietà potrei inserire? Potrei per esempio inserire l'editore, che qui è specificato. In questo caso ho verificato che l'editore non esiste già in Wikidata, quindi siamo nella stessa situazione che diceva Alessandra prima, cioè posso decidere di creare l'editore se raccolgo abbastanza informazioni per farlo, oppure non valorizzo questa proprietà. Altra cosa che possiamo mettere è la periodicità. Questa rivista è bimestrale, qui non è specificato. Nella Wikidata Project sulle riviste c'è la proprietà frequenza di pubblicazione, quindi la scrivo. E mi funziona in questo modo, devo specificare l'unità, in questo caso è bimestrale, quindi due, e mi chiede poi che tipo di unità temporale sto descrivendo, sto numerando, per esempio se è 2 giorni, ogni 2 giorni o ogni 2 settimane o in questo caso ogni 2 mesi. E scrivo mese a singolare e trovo suddivisione dell'anno. E poi posso aggiungere una fonte dell'informazione. Quindi anche qui vado a copiarmi il riferimento e la incollo qui perché è sempre da ACNP che l'ho preso. Non funziona in questo momento, mi pare. Prova a ricaricare la pagina. Faccio così, rimuovi. Ah, ricarico la pagina, vediamo se ha funzionato. Grazie Camillo per il suggerimento. Io ti consiglierei di copiare il riferimento da CNP usando il gadget di copia il riferimento, vedi? Sì, quello che hai attivato. Avevo provato a fare così, sì. Dunque ho fatto così, poi ho fatto copia e poi ho fatto incolla fonte, ma si era bloccato. Adesso, ecco, adesso ha funzionato. In realtà mi ha copiato quello del DSN Portal, quindi non mi ha copiato quello che mi aspettavo. Ah, vabbè, comunque mi ha copiato il riferimento. Dove è finito data di fondazione? Era questo il riferimento che dovevo copiare. Allora, ho detto sì. E questo lo posso rimuovere perché è sbagliato. Potete ricordare per favore il nome del gadget con cui si copia il riferimento? Lo chiedono in chat. Ah, ecco, l'ha messo Alessandra. Camillo, rispondi tu che non lo so. L'ha messo Alessandra in chat. Allora, sì, però quello che ho usato adesso... Quello che ho usato adesso, Carlo, non è UsersRef, cioè UsersRef ti permette di copiare il riferimento andando in basso sulla proprietà ACNP, no? Se tu vai giù su ACNP, puoi copiare il riferimento con il cosino nero che c'è a fianco a modifica, no? Questo. Esatto. Da lì lo copi, clicchi, sì, vedi che diventa verde, si illumina e poi sali su, no? Sali... E vai sull'incollatore, no? Incolla fonte, no, qui? No, non quello, no. Ah, quello su questo. Lì, quello, vai, incolla. Perfetto. E poi ricarichi la pagina così lo vedi. E secondo me questo è un metodo, quando si può fare, cioè quando il riferimento che si usa è un identificativo come strata di ACNP, è meglio perché vedi, apri il riferimento. Qui. È un riferimento più completo perché ti fa il riferimento usando l'identificativo di ACNP e scrivendo fonte dell'affermazione ACNP. È un riferimento migliore rispetto ad usare URL di riferimento che puoi rimuovere. Quindi io consiglierei di usare UsersRef. No, non rimuovere l'affermazione, attenzione, rimuovere il riferimento. Ecco, quello sì, lì. Sì. Quello. Sì, Camillo, stavo ascoltando anche te, quindi sono un po' distratto. Va bene. Perfetto. Perfetto. Questo è un riferimento migliore perché appunto è più facilmente... rintracciabile per mezzo di una query. Quindi e poi è anche più veloce da inserire.
Ecco, un'ultima proprietà che si poteva aggiungere a questa rivista, sempre prendendola da ACNP, era il sito web, che è una delle cose che è segnalata nelle riviste come mancante, vedete, una delle proprietà che manca più di frequente, il sito web. Quindi possiamo mettere uno su ACNP, qui c'è il sito web ufficiale della rivista, quindi aggiungo un'altra proprietà, sito web ufficiale. Proprio questo indirizzo, lo metto qui, e poi mi chiede come qualificatore, già lo so, la lingua dell'opera, che è il sito web in italiano, quindi se non la metto mi dà un avviso che mancherebbe la lingua dell'opera. Ecco, questo è un altro lavoro che si può fare. Adesso passo di nuovo la parola a Alessandra che mi mostra l'ultimo. Sì, ecco, l'ultima attività diciamo che è abbastanza diciamo, simile come procedure a quelle che aveva mostrato Carlo, perché è relativa in questo caso non all'arricchimento delle riviste, bensì all'arricchimento di autori che hanno pubblicato su riviste italiane di biblioteconomia. Si tratta in altre parole di un'attività che serve sia per arricchire, ma anche in alcuni casi anche per disambiguare proprio gli autori, perché molto spesso sono identificati diciamo, da dati abbastanza poveri e quindi non si capisce bene ecco, chi siano. Anche in questo caso il link per avere la lista degli autori è recuperabile dal Letterpad, quindi io seleziono il link che mi porta alla tabella Excel e in questo caso appunto ho un elenco di autori identificati dall'ID di Wikidata e dalla label. Si tratta di autori che hanno pubblicato su un certo, come ho detto, sulle riviste biblioteconomiche italiane, nello specifico è stata di Biblioteche Oggi, Gelis, Accademia Biblioteche d'Italia e altre appunto riviste di questo tipo. Come allo stesso modo ecco, del file che vi ha mostrato Carlo, abbiamo proposto anche delle possibili proprietà per arricchire questi autori. Queste proprietà sono state recuperate, così come quelle per le riviste, sempre attraverso il Recoin, che dà sia appunto un livello di completezza dell'entità, ma dà anche dei suggerimenti su delle possibili proprietà che possono arricchire, in questo caso, degli item, di tipo persona. Quindi io seleziono, ecco nuovamente registro il mio nome nella colonna, così da appunto non sovrapporre il lavoro, e poi seleziono sempre i link di Wikidata, che mi porta a quest'item che è identificato semplicemente da pochissimi dati. Abbiamo soltanto una descrizione molto generica come autore di AIDA Informazioni, è un nome che è introdotto da delle... Da, delle, da, delle appunto in cui il nome è puntato e abbiamo solamente il cognome in forma completa. Questi dati, diciamo così, poveri sono dovuti al fatto che per un buon numero di queste riviste sono stati fatti dei caricamenti massivi da OpenRefine che non hanno permesso di avere dei dati particolarmente ricchi. Ora qua si ha solamente una proprietà, ovvero l'istanza di umano. Prima di fare una ricerca apposita su questa entità, direi che è il caso di aggiungere quelle proprietà che comunque possono essere inserite anche senza grandi ricerche, quindi per esempio l'aggiunta appunto del sesso, del prenome, del cognome e anche del prenome del cognome, poi per gli altri appunto vedremo successivamente. Quindi no, scusate, il prenome no perché effettivamente non è possibile ricostruirlo, ma il cognome è così, quindi Macelli. Quindi io qui inserisco Macelli. Ecco, in realtà non è presente neanche il cognome, quindi non posso, in Wikidata evidentemente non è presente questo cognome, non posso L'ho inserirlo. creato ora, ricarica. Ok, grazie Camillo.
Ecco, quindi in questo caso l'item risulta arricchito da altre informazioni. Scusate, non si è preso il cognome. Vediamo un attimo. No. Ecco qua. Ovviamente l'obiettivo è trovare anche altre informazioni su questo quest'autore. E in questo caso io ritengo che sia opportuno andare a recuperare le informazioni direttamente sull'articolo che è stato pubblicato su AIDE Informazioni. Come recuperiamo, diciamo, le informazioni, l'articolo pubblicato da quest'autore? O facendo ovviamente una ricerca direttamente su AIDE Informazioni per vedere se vi sono dei, appunto, dei dati sull'autore, oppure possiamo anche all'interno di Wikidata recuperare i dati dell'articolo attraverso la sezione Show Derived Statements, che vi permette di recuperare i dati dell'articolo. In questo caso, ecco, arrivo all'articolo pubblicato da quell'autore, che è appunto questo Centro Nazionale di Documentazione sui Minori, che mi porta attraverso appunto l'URL direttamente al sito della rivista, così da non dover fare io in maniera autonoma una ricerca su Google o sul sito della rivista. Quindi questo è l'articolo sul sito di AIDE Informazioni, appunto sul sito dell'editore. E in questo caso, ovviamente, in questo caso AIDE Informazioni non mi permette di leggere il PDF, però mi presenta una, diciamo, un'anteprima. Ora, io so che qui non si vede, provo un attimo ad aumentare. Comunque, mi dispiace perché non si vede, però in realtà in basso nel file è indicata l'affiliazione, ovvero è indicato il luogo di lavoro di questi di entrambi gli autori, perché è stata di due autori, questo articolo ha due autori. E l'affiliazione è il Centro di Documentazione Istituto degli Innocenti di Firenze. Si vede anche il nome intero, Anna Maria. Sì, esatto. In questo caso io ho fatto una ricerca sul sito e effettivamente nell'Istituto degli Innocenti di Firenze c'è il riferimento ad Anna Maria Macelli, bibliotecaria. Quindi in questo caso io posso adesso aggiungere il nome completo dell'autore e anche ovviamente la sua occupazione, nonché l'istituto ovviamente di affiliazione. Quindi in questo caso, scusate, ecco qui, ritorno al mio autore e inserisco tutte le informazioni. Magari lascia la forma puntata come alias. Eh sì, infatti, ci stavo pensando. Anche se staccherei A ed M, sai? Metterei lo spazio tra A e M. Non so, cosa ne pensi di inserirne invece due? Perché su AIDE Informazioni era proprio attaccato. Sì. Meglio, sì. Poi ecco, potrei cambiare anche la descrizione inserendo per esempio bibliotecaria presso l'Istituto degli Innocenti di meglio, Firenze. Meglio. Poi successivamente adesso cambio la descrizione, anche in inglese, e qui poi aggiungo appunto tutte le altre informazioni, quindi occupazione bibliotecaria, l'aggiungo, ovviamente il paese di cittadinanza, posso aggiungere anche il paese di cittadinanza perché sono sicura che sia un autore italiano. Esatto. E poi posso aggiungere anche altre informazioni appunto come l'affiliazione, quindi affiliazione. Che è presente, quindi posso appunto posso aggiungere anche questo. Anche il prenome. Sì, giusto. La lingua di scrittura, cioè la lingua parlata o scritta, la lingua di scrittura. Sì. Ecco, poi in chat chiedono di mettere anche i riferimenti, giustamente. Giusto, sì. Era giusto per fare una, diciamo, una rapida visione. Perché il VIAF? C'è il VIAF? Sì. Ok. Ecco qui. Perfetto.
Scusate, ma mi dà fa scusate, interrompo un attimo la condivisione perché mi dà, non riesco. Okay. Ecco. Ecco, qui abbiamo appunto una scheda di... Pensa che non l'ha inserito correttamente. Sì, no, infatti l'ho visto, era per riprendere subito la condivisione. Ok, oddio. Vuole solo l'ID giusta. Togli. Sì. Ok. Meglio. Ricarica. Ok, quindi qui abbiamo un autore che è decisamente più ricco di, ovviamente, della versione iniziale. Quindi l'ultimo lavoro, sì, decisamente, adesso inserisco anche i riferimenti al sito dove ho appunto preso le informazioni, però comunque ecco, il lavoro è quello, l'obiettivo è proprio quello di arricchire e appunto disambiguare questi autori, ecco. Quindi prendiamo anche... Ecco, qui inserisco soltanto l'URL perché in effetti non ho ricavato le informazioni da altri siti, diciamo, più autorevoli. E aggiungo ovviamente anche la... autore. C'è la domanda in chat se si comincia. Sì, potete, potete già lavorare. Sì, sì. Nel senso che noi già questa, esatto, questa è un'ora di lavoro che possiamo fare collettivamente. Ognuno fa quello che più lo ispira dei quattro lavori che abbiamo proposto. Uno può fare anche soltanto uno o ovviamente una parte. E quindi potete farlo adesso e potete farlo in qualsiasi altro momento, tanto il lavoro non ce ne manca mai, vero Camillo? Non manca mai il lavoro, altro che. Quindi ognuno si senta libero di lavorare come vuole e poi se ha problemi adesso siamo a disposizione, in particolar modo Camillo, per rispondere alle domande. Volevo chiedere una cosa, forse interessa a tutti. Stavo provando a inserire le keywords per un articolo e sì, alcune erano state evidentemente coniate in maniera originale dall'autore e non le trovo su Wikidata. Allora immagino che o le aggiungo su Wikidata se ritengo che abbiano senso, insomma, senso universale, diciamo, oppure le salto. Cosa mi esattamente. Esattamente per Luigi, è proprio una scelta che spetta anche a te, nel senso che ognuno poi si regola in modo personale su questo. Io in alcuni casi se la parola chiave è probabilmente utilizzata solo in quel caso e non è indispensabile per comprendere nella sua totalità l'articolo, anche la ometto. Altrimenti dobbiamo fare la procedura che ci ha fatto vedere prima Alessandro, cioè o che ha fatto Camillo mentre Alessandra non trovava il cognome, qualcuno lo inserisce e poi si fa il collegamento. Si può pensare a un numero giusto, gold, di parole chiave, si dice di solito 3, 4, perché ecco, sì, alcuni abbondano, alcuni sono troppo poche. Insomma, non lo dico per cercare di avere un comportamento uniforme. Guarda, proprio ieri mi capitava di caricare l'ultimo fascicolo di JList e un articolo aveva 13 parole chiave, però erano nomi personali, perché descriveva la corrispondenza, se non ricordo male, tra queste persone,
Quindi era ragionevole mettere tutti i nomi in quel caso. Gli altri articoli spesso si fermavano a 2, 3, 4, insomma. Anche l'articolo che ho fatto vedere io ne aveva un numero relativamente alto. Quindi non c'è di fatto una regola. Anche perché dicevamo già anche la volta scorsa, parlando con Elisabetta, no? Il lavoro che stiamo facendo di parole chiave è un aiuto alla ricerca semantica, ma non è certo la soluzione d'oro, ecco. Certo, certo. Va bene, grazie. Prego. Stefano fa una domanda cattiva in chat, perché sa benissimo che... Molto interessata. È una battaglia, ovviamente non in tutti i casi, in casi dove veramente queste sono ben nascoste, addirittura il curriculum scritto dall'interessato o dall'interessata non riporta nulla. Allora, avendo degli authority files degni di questo nome, dovremmo poterlo sapere. Esatto. Per esempio in SBN qualcosina c'è, ma son pochi. Esatto, quindi tra tutti magari vengono fuori possibili idee, mi piacerebbe sentire un po'. Io comunque do il consiglio che ad esempio mi pare sia anche quello che fanno i controlli di autorità francesi, sia BNF sia SUDOC, cioè nel caso in cui non si trovi proprio niente niente, consiglio fortemente di inserire XX secolo. Cioè se l'autore si sa che è nato nel XX secolo è comunque meglio che niente, che non si sa mai che disambigui rispetto. Mi sento più. A qualcun altro comunque ulteriormente raffinabile in seguito. No, questo è d'accordissimo, almeno il secolo diciamo vale la pena e quindi bisogna usare una data incerta, diciamo, no? Almeno Wikidata. A me non piace molto nel catalogo inserire le date incerte perché vuol dire che hai perso la battaglia, però è un altro ambito. Ci siamo fermati tutti? Carlo, tu mi senti ancora? Sì, avevo tolto l'audio. Avevo tolto l'audio, ma ti sentivo bene. Sì, sì. Penso che stiamo tutti lavorando alacremente, siamo tutti concentrati. Mi sa di sì. Se avete qualunque dubbio, manifestatelo. Scusate, io ho un dubbio. Mi sentite? Sì, si sente. Stavo creando l'elemento su Wikipedia relativo all'esercizio, quello sulle recensioni degli articoli, no? Sì. Sul secondo articolo di Fabio Cusimano che non c'era, quindi l'elemento relativo all'articolo, quindi lo sto creando. Ora, sì. Su SBN ho trovato che ci sono due editori, quindi io posso duplicare la dichiarazione di editore mettendone i due editori che ci sono su quell'articolo. Assolutamente sì. Benissimo. Perfetto. Le proprietà sono ripetibili. Sì.
come per esempio quella delle parole chiave che abbiamo visto prima, no? Sì. Se invece ci sono identificatori identificativi o non sono ripetibili, hai anche viene definito nella costruzione, nella creazione della proprietà, viene definito che c'è un limite e quindi eventualmente ottieni un messaggio, una segnalazione che c'è qualcosa che non va, ecco, una bandierina nera o cose di questo genere. Quindi va bene. Puoi farlo in questo caso sicuramente è duplicabile. Perfetto, grazie. È ripetibile. Prego, prego. Grazie mille. Carlo, in chat abbiamo una domanda su Recoin. Non so se hai visto. Camillo, tu ti ricordi da dove si mette Recoin? Se è una preferenza o un gadget? Una preferenza. È una preferenza, quindi. Una preferenza. Alessandra, se vuoi dire come si fa a... Sì, infatti stavo cercando. Era fuori... Allora, tu lo sai fare meglio di me, quindi dico tu. Ho sempre da preferenza accessori e poi in accessori uno cerca nella pagina Recoin e lo trova. Magari condivido un attimo. Sì, sì. Ok, ecco. Qui siamo nelle preferenze. Ok, io sono entrata da... Ovviamente a partire dal mio profilo. Vai, cerca nella pagina. Poi preferenze. Vedere. Accessori e poi qua c'è una casellina apposta per Recoin che è un po' okay. Eccolo qua, se fai cerca nella pagina è più facile, credo. Comunque ecco, sì. Eccolo lì, ecco questo, quindi si fa la spunta e poi si salva. Allora,
trovato bene.
Scusate, avrei un'altra domanda. Certo. Ho provato a inserire l'ISBN. Il problema è che non va tra gli identificativi, diventa una dichiarazione. Ho aggiunto una dichiarazione, ISBN 13, non ho sbagliato qualcosa. Mi passi il numero in chat, il numero dell'item, così lo vediamo insieme. Sì. Ah, io lo vedo tra gli identificativi, Alessandro. Mi sembra tutto a posto. Sì? Sì, è tutto a posto. Alessandro, forse devi ricaricare la pagina. Ah, ecco. Sì, perché poi le cose sono a posto dopo. È fatto assolutamente giusto. Sì. Ecco, ok. Tutto a posto. Scusate. Ecco. Niente. Magari posso fare una domanda a voce sulle label in lingue diverse dalla italiana, nel caso di un autore contemporaneo italiano. Tipicamente conviene aggiungere quella inglese sempre, direi, no? E altre? Abbiamo, diciamo così, raccomandazioni, esperienze? Ma per gli autori noi di solito abbiamo sempre aggiunto solo quelle italiane a quelle in inglese. Italiano e inglese, no? Non sì, c'è bisogno di, diciamo, di aggiungere di più. No, mix and match quando crei qualcosa ce ne mette molte. Non so se avete visto la creazione di elementi fatta con mix and match, diventano diverse. Però è chiaro, è tutto automatico, quindi fa lui, gli fa piacere. Invece quando fai lavoro manuale è chiaro che devi anche usare un sì, po'. Mix and Match ha un sistema di traduzione, no? Di alcune funzioni vengono tradotte automaticamente e vengono implementate. Se non hai una buona conoscenza della lingua straniera, forse, diciamo, al di là dell'inglese, forse è meglio non metterlo in modo che magari ci sia spazio perché venga messo qualcosa tradotto automaticamente è più corretto. No, è chiaro che nomi, diciamo, tipicamente, almeno nell'ambito occidentale, non si traducono più, cioè lo fai di nomi, diciamo, di autori un po' famosi del passato che hanno un nome, vengono chiamati in modo, diciamo così, diverso da lingua a lingua, no? Però autori di adesso, viventi, questo io, in genere è difficile che vengano Ma, considerati. Stefano, scusa, forse io avevo Però, capito male. per Pensavo che parlassi rischiare. delle descrizioni e Anche non io delle. nelle Ah, descrizioni. no, label, cioè, scusate, etichette, non descrizioni, eh. Vabbè, allora nell'etichetta, soprattutto se l'autore è contemporaneo, io tendo a compilare quelle che ho visibili, le metto tutte, tanto il nome non cambia nelle lingue, Esatto, soprattutto esatto. oggi. Come descrizione, invece, in genere mi limito all'italiano e all'inglese. Per evitare di scrivere strafalcioni.
prima di tutto. Ah, certamente, certamente, gli strafalcioni non valgono proprio la pena, soprattutto una dichiarazione nella descrizione, senza dubbio. Ok. Rosella forse ha bisogno di... Sì, infatti, io stavo per dire. Rosella, vuoi dirci cosa è successo? Qual è il problema? O condividere lo schermo, magari. Può anche condividere lo schermo, se vuoi. Allora, no, e ora compare due volte e non riesco a cancellarlo. Quindi evidentemente prima si era registrato e ora non riesco a toglierlo. Vuoi farci vedere? O sì. Per farci... Allora, aspetta che ti assegno, chiedo di avviare il video. Sì. Ecco. Prova a vedere se funziona. No. Allora devo fare qualcos'altro forse. Nominarla co-host, una cosa sì, adesso l'ho nominata co-ospite. Prova a vedere, Rosella, se riesci a condividere adesso. Dovrebbe esserci sotto un'etichetta verde. Eccola, eccola. La vedi? Allora, ora c'è... l'avevo... Prima non compariva affatto, invece adesso compaiono duplicati. Quindi stavo cercando di toglierle. Modifica, clicca su modifica in uno di quelli che vuoi eliminare. Quindi questo, rimuovi? Sì, esatto, okay, perfetto. Okay. Va bene, quindi evidentemente ci voleva un po' di tempo, non li vedevo prima. Okay. Sì, è un problema di caricamento della pagina, come quello che era successo a Alessandro prima. Sì, volevo... perché l'avevo ricaricato, ma sembrava tutto azzerato, invece poi dopo due o tre volte, sì, quindi non... mi sembrava di averli persi. Ok, ok, va benissimo. Bene, grazie. Guardate. Prego. Io volevo chiedere una cosa, ormai mi sono fatto prendere dal sistemare le keywords, adesso ne ho finite tre o quattro, mi sono reso conto che in alcuni casi gli articoli, nell'item degli articoli non ci sono gli autori, quindi li stavo aggiungendo, che però mi risultano, inserendo i nomi, mi dicono autore di jlist.it, quindi evidentemente li avete recuperati quando avete recuperato i metadati. E quindi è un esempio. Così magari guardiamo. Guarda, sì, te lo faccio, posso condividere? Faccio certo, vedere. Ti devo, dare l'autorizzazione un attimo. Però se ti dico che esempio è, non... No, guardiamolo assieme, che va benissimo. Ecco, adesso puoi condividere. Sì. Eccolo. Ecco, è questo. Adesso, ora me ne sono accorto con questo, ma probabilmente anche gli altri che ho fatto erano lo stesso. Io adesso ho aggiunto gli argomenti, avrei aggiunto poi dopo i riferimenti, ma mi sono reso conto che non c'erano gli autori, quindi adesso l'ho aggiunti ora io. Benissimo. Però appunto molto facilmente, perché li ha ritrovati subito come autore di jlist.it. Adesso gli altri che ho visto, devo dire, non ci ho fatto neanche caso perché mi sono concentrato sugli argomenti, però... Se vuoi, Pierluigi, potresti anche sugli autori... Sì. C'è la possibilità di specificare l'ordine con cui compaiono. Li ho messi, sì, bene. Quindi, diciamo, quindi puoi fare una modifica, sì. Aggiungi qualificatore. Sì. Numero questi, d'ordine. Sì, perfetto. Uno, se tu li hai messi in ordine, poi appunto gli dai la numerazione. Quindi così, ordine 1, perfetto, lo faccio, interessante. Perché appunto anche... per noi è poco rilevante nel nostro ambito, diciamo così, ma in altri ambiti essere il primo autore, come no, l'ultimo autore, come no, eccetera. Sì, perché probabilmente se vengono estratti automaticamente l'ordine numerico assicura questa informazione, mentre l'ordine di presentazione sull'item potrebbe non essere sufficiente. In questo caso era evidentemente un ordine scelto, per cui è importante renderlo. Sì, esatto. Una volta ho sentito una presentazione, quando ero in Canada, di uno studioso danese che lavorava da anni sul tema degli ordini di presentazione degli autori negli articoli, sul valore che aveva, il significato che aveva, l'aveva incrociato con i settori scientifico-disciplinari, aveva fatto un'analisi favolosa. Ma... per dire, ecco, quindi è un tema non secondario. Grazie, vado avanti. Poi certo, certo. Le cose che farò le farò anche nei prossimi giorni, tanto i documenti sono condivisi, no? Per cui sì, sì.
Sì, tra l'altro Carlo, in effetti ho preso a caso un altro articolo di Jelis e mancava l'autore. Quindi non si è creato il legame, perché gli autori come tu e Pierluigi ci sono comunque. Non ho Sì. capito se è riferito a un'annata specifica, tipo, perché mi sembra che questo sia del 2019, forse anche quello di Pierluigi. Farò una query degli articoli di Jelis che sono senza autore, Eh senza sì, l'apicifra, potrebbe e essere utile. li vado a completare. Una keywords che non c'è, la dovrei creare? Sì, poi dipende da te, se vuoi la puoi creare, cerchi di completarla, magari verificando anche se c'è qualche vocabolario in cui quella keyword esiste, a cui si può fare riferimento, e poi comunque una volta che l'hai creata la puoi collegare all'articolo che la cita. Non la posso solo scrivere con la tastierina. Se tu scrivi sulla tastiera, Rosella, in corrispondenza di P921, in realtà non stai facendo un collegamento semantico, ma stai creando una Ok. stringa. E quindi di fatto, diciamo così, non funziona, Non o comunque funziona. Ok, hai qualche chiaro. dietro. E le relazioni collegano entità tra loro e non stringhe. Quindi se non c'è l'entità, la cosa non funziona. Non collega. Ok, grazie. Prego. Dice Elena che la parola chiave di oggi è ricarica la pagina. Penso che potremmo segnarla in quasi tutti gli articoli e tutti i lavori che facciamo. Allora, invece qui c'è un problema segnalato da chi? Davide. Allora, ho trovato alcuni suoi dati su un PDF. Come ci si comporta nel citare un PDF trovati into the wild? E il PDF l'hai trovato online, quindi potrebbe avere Davide, potrebbe avere un link al PDF. E infatti poi lo citi il link. Quindi quello è l'URL di riferimento. Consultato il. Non so se è chiaro, Davide. Vediamo se scrive. Sì, Però mi vedo che sembra una URL che chiede un login, non so se non sbaglio, però ho bene. provato ad andarci, forse non so se sia corretto metterlo Se la come... persona riesce a consultarlo per qualche motivo lo può mettere. Ah, Cioè, ok. ad esempio, se io riesco a consultare un articolo a pagamento perché ho accesso a un sito, io lo posso mettere che l'ho consultato quel giorno, anche se un altro magari non riesce a consultarlo, però a livello teorico è consultabile. Sì, Comunque io l'ho consultato. però l'articolo lo puoi citare come fonte. Invece un sito, com'è che lo definisce? Into the wild, non so, cioè che non è verificabile. Meglio di niente. Beh, insomma. Se una persona ha un sito web personale, diciamo, con cui si presenta, eccetera, addirittura corrisponde il dominio nomecognome.it, lo posso usare. Non è che il concetto di sito web ufficiale è solo relativo a istituzioni o Anche altro, persone, anche no? Anche persone, anche persone. persone. Ok, perfetto. C'è anche la proprietà apposita per l'URL del curriculum che è estremamente utile, io consiglio di usare.
Sia che si tratti di un PDF, sia che si tratti di una pagina web, di un documento Word che si scarica sul tuo computer, di una presentazione in slide, insomma, curriculum in qualunque forma. Sì, sì. Senza le date, come si sa. A volte con un po' di fortuna qualcosa si trova, se no sì, perlomeno si trova la data di laurea da cui si può dedurre perlomeno il secolo in cui uno è vissuto. Sì, cosa sì, cosa si ricava sempre. Anche la decade, diciamo, più o meno si... Sì, anche la decade, dice, esatto. Però, insomma, uno no, non vuole mai sbilanciarsi troppo. Comunque il caso linkato in chat è stato messo correttamente in riferimento. Adesso l'ho copiato anche su, è stato copiato anche sulle altre dichiarazioni, quindi mi pare perfetto. Sono tutti che lavorano allacremente, non bisogna neanche disturbarli proprio. Zitti come mosche. Camillo, io farei un po' di pubblicità. Esattamente, te lo stavo per dire. Vai. Fai tu, fai tu. Faccio io? Sì, assolutamente. Allora, aspetta che faccio io. Dunque. Allora, martedì... Adesso condivido il mio schermo. Sì, dunque, martedì, lo trovate sempre nella nostra pagina di Wikidata, Wikidata gruppo, Wikidata per Musei, Archivi e Biblioteche, che vedete potete raggiungere anche con l'abbreviazione WD:GVMAB, che vi rimanda alla medesima pagina, quindi raggiungibile anche facilmente. Vedete, in questa pagina sono elencati i materiali. Avete anche i link alle registrazioni di YouTube, sia alla lista delle registrazioni, sia alle registrazioni dei singoli eventi ordinatamente poste. Ecco, tra le nostre attività vedete che oltre agli incontri di formazione, anche alle conferenze ogni tanto quando capitano, è comparsa una terza voce che è l'Editaton mensile, che è un'iniziativa che facciamo partire a partire appunto da questo mese di marzo, il secondo martedì di ogni mese, quindi adesso martedì 9, il martedì che sta per arrivare. Scopo di questa Editaton, come potete vedere in questa pagina, è migliorare gli elementi relativi a persone identificate da almeno un controllo di autorità di una biblioteca o rete di biblioteche italiane. Quindi siamo sulla falsariga del quarto esercizio di oggi, e cioè elementi di persone che non hanno l'occupazione, che non hanno data di nascita, data di morte, affiliazione, eccetera, appunto andremo a migliorare questi elementi. L'attività ha, diciamo, carattere giornaliero, nel senso che appunto trovate qui dove c'è 9 marzo 2021, se voi entrate, trovate alcune informazioni di base, trovate questa lista di possibilità per contattarci su Wikidata, su Telegram, nel nostro gruppo Telegram, e poi su Zoom ci troveremo per un'ora dalle 17 alle 18 per rispondere ai dubbi proprio de visu, e qui trovate la lista delle query su cui andremo a lavorare, quindi sostanzialmente è previsto che qua ci sono 9 query, siccome molte hanno tanti risultati, possiamo anche lavorare in due persone sulla stessa query, uno parte dalla cima e uno parte dal fondo. Quindi ad esempio io posso andare a modifica, posso inserire il mio nome su
ad esempio questa query, la query 2 dalla cima, allora ci metto al posto di questo, ci metto il mio nome, giusto per mostrare come appare, vediamolo nella tabella, vedete, ecco, qui appare il mio nome al posto di 2, quindi si sa che io faccio, mi occupo di questa query a partire dalla cima. Se voi entrate dentro, io apro questa query giusto per mostrare com'è, qua vedete già i risultati, appaiono già in formato di risultati, eccoli qua. Questi qui sono elementi in cui, vediamo, manca il VIAF. E quindi appunto, questi qua sono elementi in cui forse, non è detto ma è possibile, va aggiunto un VIAF. E quindi potete appunto entrare nel singolo elemento, facciamo un esempio, vediamo un po' se questo elemento ha un VIAF, Marcin Borzadecca, giusto per fare un esempio. Non ce l'ha, perfetto. Quindi questo è, in questo elemento il VIAF mancava per un motivo evidente, ma in altri elementi potrebbe invece mancare per una slitta della persona. Già che sono sull'elemento posso vedere se ci sono altre possibilità di migliorarlo. Ci sono due identificativi, posso cercare online se trovo informazioni ad esempio su questa persona, magari trovo qualcosa, non è detto. Non è detto, però... Ecco, qua ad esempio, probabilmente qui siamo sulla giusta strada. Qui potremmo essere sulla giusta strada. Sì. Anche in gregoriana sopra, forse. Sì. E infatti qua, cioè, qua siamo sulla giusta strada, è possibile che ad esempio su questa persona si possano comunque ricavare delle informazioni utili, e, anche se non c'è un VIAF, come abbiamo constatato, eccetera. E poi appunto abbiamo altre query di diverso tipo, relative ad altri elementi che possono essere migliorati in vario modo. Appunto, ripeto, l'attività è giornaliera, cioè appunto ci proponiamo ogni secondo martedì del mese di fare questa attività su una serie di elementi e poi appunto per un'ora ci troviamo anche per rispondere ad eventuali dubbi, eccetera, su Zoom. L'autorizzazione da parte della mia università è gratuita. È stata gratuita. Ok. Sara ha una domanda da fare, non so se su quello che ha detto Camillo o sul lavoro, sentiamo. No, sul lavoro che sto facendo, posso chiedervi certo. Qualcosa? Allora, io ho scelto il quarto esercizio, quello autori da arricchire, e ho scelto il nome Adeline Labbé, che è praticamente una consulente commerciale della ditta Affluence. Ha parlato anche al convegno delle stelline, immagino, comunque sta in questo momento è stata impegnata lì. Io ho condivido lo schermo? Sì, condividi lo schermo. Allora. Se vuoi, naturalmente. Se ce la faccio. Allora. Guarda, sotto dovrebbe essere comparsa. Sì, eccolo. Ok, ci sono. Adeline Labbé, eccola. Allora, lo vedete? Sì. Ecco, io ho messo, c'era soltanto il nome e il cognome, quindi da quello che ho potuto vedere ho trovato un riferimento proprio in una scheda che è stata creata per il convegno delle stelline in cui si parla di lei. Io sono riuscita a risalire sia al paese di cittadinanza, perché mi chiedeva quello, sia all'occupazione, perché è una consulente commerciale. E ho messo il riferimento, il link, eccetera. Poi ho pensato di poter mettere anche datore di lavoro, perché è chiaro che è un dipendente della Affluence. Se io clicco qui però mi dà, ecco, punto esclamativo, mi dice, mi dà questa indicazione. Dovrei andare a modificare la voce Affluence, ma non capisco che cosa vogliono. Devo mettere che è un'organizzazione? Che cos'è Affluence? Affluence è una ditta che si occupa... Sì, ma quello lì, quell'elemento lì? Sì, questo. È corretto. E corrisponde alla ditta francese? Sì, sì. Ah, questo non lo so. Questo non lo appunto, so. Perché magari è un lo altro... Lo vedo da qui? Intanto, no, è che... No, scendi giù, perché povero. Credo che sia una voce di Wikipedia. Eh sì. È un elemento così povero che non è ecco distanza perché. Di niente. Ho capito. Non esiste quindi l'entità Affluence. Potrebbe non esistere la ditta francese. E questo no, ma l'elemento è corretto. Cioè, se tu guardi la voce di Wikipedia in francese, è effettivamente quello. Però bisogna aggiungere istanza di impresa. Se no, giustamente... Ecco, io questo infatti chiedevo. Posso mettere allora istanza di impresa? Assolutamente. Certo. E quindi lo metto... Dunque, è quello che non riuscivo a fare. Allora, più in alto. In istanza in alto? Ma dove ci aggiungi dichiarazione?
Aggiungi dichiarazione. Esatto, aggiungi dichiarazione. Sì, quello, è quello, sì, sì. Qui che metto impresa? Istanza di, no, istanza di. Istanza di, ah ecco, istanza di, questo mi mancava. Perfetto. Esatto, si lamenta perché non ho l'istanza di. Eccolo, ok, e quindi impresa, perfetto, ok, istanza di, grazie. Prego. Forse è corretto anche aggiungere una piccola descrizione, almeno in una lingua, o no, non è importante. Non lo so. Potrebbe, cioè diciamo, è comunque cosa gradita, ecco, su uno... Uno lo può mettere nella descrizione italiana, banalmente impresa francese. Ok, nella descrizione, perfetto. Grazie mille. Interrompo la condivisione e lascio il posto agli altri. Grazie. Prego. Allora, noi abbiamo quasi finito il tempo, in realtà siamo andati ben oltre il tempo, ma voi siete stoici e resistete. Volevo dirvi una cosa anch'io. Io, vabbè, adesso poi il lavoro di editing lo continuo e grazie dell'occasione. Io adesso il martedì questo, se ce la faccio, cerco di lavorare, mi fa molto piacere, Zappo, lo farvi anche complimenti perché l'iniziativa mi sembra buona, è un modo per continuare a lavorare insieme, è fantastico. E, ma se in prospettiva, se non è per aprile, per maggio, aggiungessimo qualcosa che può arricchire gli autori che sono per esempio anche soggetti produttori d'archivio, certo, noti già pubblicati, mi viene in mente Giovanni Pascoli, il cui archivio è consultabile online, me ne vengono in mente tanti. Io parlo dei più famosi, ma insomma ce ne sono anche di meno famosi su cui abbiamo delle... Potremmo arricchirli un po' con questa dimensione archivistica, quindi insomma sperimentiamo un po' l'approccio MAP, non che quello bibliotecario esatto, esatto. Più importante. Esatto, Luigi, ma... su questo ci sarebbe bisogno di aiuto, nel senso che siamo sempre gli stessi che fanno le presentazioni, ma sarebbe invece molto bello che non fossero sempre gli stessi e che le cose girassero. Adesso che un po' il meccanismo... sta passando, se ci fosse qualcuno, per esempio, titolato a farlo meglio di noi, senz'altro, che parlasse degli archivi, che facesse vedere quali sono le proprietà che possono essere più rilevanti per gli archivi e proponesse, ovviamente con la nostra collaborazione piena, questo tipo di attività sarebbe più che mai opportuno, e lo stesso vale per i musei, per l'ambito museale, quindi... ben venga questa cosa, anche perché studiare un po', però visto che qualche gruppo di lavoro c'è che sta lavorando sulla descrizione archivistica, il problema è che insomma il problema è quale descrizione archivistica, ma almeno alcune proprietà essenziali, tipo essere soggetto produttore di un archivio, per esempio, esatto. Una persona si possono aggiungere, o a un ente, a un'impresa, adesso, e poi se hai dalle persone. E se hai dei dati da produrre, da presentare, da proporre, ben venga. Ci ragioniamo un momento. Io voglio anche studiarmi un po' appunto le proprietà archivistiche su cui stanno lavorando, che so che sono state inserite a livello internazionale, quindi forse non saranno tradotte in italiano, ma quello lo vediamo. Poi magari appunto, se non è per il primo martedì, il secondo martedì di aprile, ma è per il secondo martedì di maggio, magari potremo aggiungerci qualche altra esercitazione in più, se anche Stefano è d'accordo, insomma, se mi va di farlo. Mi sembra una bella... penso anche alle cose di cui si occupa anche lui, la tua università, secondo me ci sono tanti, per esempio enti ecclesiastici che sono autori magari di volumi, ma sono anche soggetti produttori di archivi e magari queste informazioni sono note, riusciamo ad avere delle fonti che sono i sistemi informativi nazionali o internazionali. Insomma, cominciare a ragionarci, poi ecco, questa è la mia... Benissimo. Non è un modo per prendere le distanze dal lavoro che si sta facendo, che è utilissimo. No, ecco. Ma va bene, va bene. Anzi, io vorrei chiudere adesso perché appunto siamo andati oltre il tempo con due comunicazioni. Una, i link alle ricerche che avete visto, cioè a quei file Excel su cui avete lavorato per trovare gli elementi da completare, li metteremo sulla pagina web che ha mostrato prima Camillo. Quindi se qualcuno... diciamo così, si è preso bene col lavoro, gli piace e vuole continuare, può trovare il link, troverà il link lì. E l'altra cosa è che siete liberi di scrivere a uno di noi, a chi volete, per proporre anche degli incontri o cioè, su argomenti che vi interessano e se volete anche aiutare, come potrebbe fare Pierluigi per esempio, per condurli o per studiare il caso e portarlo avanti, ancora meglio, appunto perché è ora che anche noi ci turniamo e che lasciamo spazio ad altri, quindi questa è una cosa che insomma da fare, e se avete temi da approfondire, cose che vi interessano in particolar modo,
oppure rivedere alcune cose che abbiamo fatto in passato e approfondirle di nuovo, scrivete che lo facciamo, insomma. Nel programma inseriamo di nuovo incontri o formativi o di lavoro come questi, mirati su esigenze anche vostre. Bene, allora grazie per aver partecipato e arrivederci. Il 9 è il prossimo appuntamento che ha proposto Camillo e poi gli altri appuntamenti sono quelli in calendario. Buona serata a tutti.